Buongiorno, allora vi voglio far vedere dove abbiamo dormito stanotte. Ecco qua. Questa è la vista, venite con me. Direttamente sull'oceano. Bellissimo, ragazzi. Qua il nostro camper. Eccolo qua, bello grande, bello ingombrante come sempre. Allora, ci siamo spostati qua perché in realtà ieri avevamo scelto il parcheggio che dopo praticamente quelle barche, dopo quel molo dove ci siamo fermati a fare anche la passeggiata, ma c'era un piccolo problema che, come avete sentito, c'erano miliardi di pappagalli che continuavano a cantare e anche verso, diciamo ormai, la sera inoltrata non smettevano, quindi Lorenzo, sapendo come sarebbe potuto andare a finire la notte, ha deciso di spostarsi e ha trovato questo parcheggio bellissimo, un parcheggio sulla strada che in realtà ha letto sull'app che abbiamo scaricato, dove chi c'è stato lo consigliava, perché la vista merita tantissimo. Si è dormito. Siamo stati tranquillissimi, nessun rumore, abbiamo dormito benissimo. Tra l'altro qui c'è anche, eventualmente, ci sono i bagni, ovviamente chiusi di notte, però adesso sono aperti. Ci sono anche dei tavolini per eventualmente fare una sosta. Colazione in realtà non l'abbiamo fatta per un motivo, perché c'era tantissimo umidità, era tutto bagnato, quindi i tavolini erano bagnati. Questa mattina chi si è svegliato prima, come sempre, è Lorenzo. Si è svegliato molto presto, alle 6:30, e ha svegliato me la Cami verso le 7 perché ha avvistato i delfini qua davanti. Qui davanti a noi c'erano i delfini, ragazzi, sì. Stupendo. Delfini, quindi siamo svegli da un po', abbiamo già fatto colazione. Il piano di questa giornata, di questa mattinata, in realtà è quello di andare a fare un tour con la barca lì in porto per avvistare meglio i delfini, che in questo punto dovrebbe essere, diciamo, uno dei punti principali dell'Australia per vederli. Abbiamo visto ieri, il tour parte alle 10:30, quindi fra un'oretta e mezza circa, adesso non so bene che ore siano di preciso. E adesso quindi ci sistemiamo, spostiamo il camper, perché comunque lo spazio di passaggio è poco, quindi non vorremmo dare troppo fastidio, troppo nell'occhio, e poi andiamo a capire al porto bene, quindi per il tour dei delfini. Nel mentre si è un po' nuvolato, oggi verso sera dovrebbero dare forse anche pioggia. Vediamo un pochino, però serata top. Ieri sera ormai sapete che abbiamo un problema con Domino's, abbiamo cenato, scusate, con la pizza, perché oggi è domenica e abbiamo visto che in realtà andando in su adesso, da qui in su, non sarà poi così urbanizzata come abbiamo trovato fino adesso la costa. Quindi probabilmente ci sarà molto meno zone turistiche, eccetera. Quindi abbiamo detto anticipiamo la pizza della domenica sera, ok? Fantastico. Bene, allora risalgo, vediamo se quei due lì sono pronti per partire. La porta, questa qua, quando deve aprirsi non si apre mai. Ecco qua. Ci siete? Com'è? Siamo pronti? Pronti? Cami? Sei pronta? Cami sta andando cartoni. E qui comunque la vista che abbiamo dal nostro soggiornetto, abbiamo fatto colazione qui. Bello, bello, bello. Bravo papà che hai trovato questo posto. Andiamo.
abbiamo parcheggiato, ragazzi, in un posto un pochino più comodo e adesso siamo ritornati sulla spiaggia dove abbiamo trascorso la notte e raggiungeremo il porto per capire come avvengono. Stiamo facendo i bottini tutti e siamo i bottini da camminino o in mezzo a te collo. Va bene. Per capire i tour con le barche. Sabbia bianchissima qui. Bellissimo. Sta aprendo anche un pochino di più. Un po' freschetto. C'è un po' di venticello. Ma il posto merita. Bello. Abbiamo preso i biglietti per fare il tour in barca per avvistare i delfini. Siamo già sul ponte più in alto, speriamo di vederlo, incrociamo le dita. E ci è costato, allora, circa un 60 euro tutti e tre, quindi vabbè, cifra abbastanza abbordabile, era sui 30-35 dollari australiani per gli adulti e Kami 20 dollari australiani. Quanto ha speso Kami? Quanto abbiamo speso alla fine? Ho speso 87 cosi australiani, quindi una quarantina, cinquantina, 50 euro, ok, quindi va bene, dai, durerà un'ora e mezza e chissà cosa avvisteremo. Oh, speriamo i delfini, magari anche qualcosa in più. Tanto si sta riempendo, Cami, dicono che ci siano i delfini, io non li vedo però. Eccoli là in fondo, li ho visti! Eccoli! Oh, Cami! Guarda qua sotto adesso! Guarda qua sotto! Dall'altra parte adesso! Ecco, no! L'ho presa di sicuro, mamma, qualcosa. Non si nappa. Veramente? Sono qua sotto, non li vedo, amore. Sì? Sì, sono sotto. Non sono andati dall'altro. Pranzo con vista. Buon appetito. Salsicette, funghi e insalata. Vediamo, vediamo, vediamo. Wow. Che vista. Salsicette, salsicette, funghi. Sì. Cami, vediamo la collana, che bella. È un bellissimo regalo per la festa della mamma. Peccato che la Cami non il nostro la voglia campers. Mollare. E la vista.
Would you hold me if I told you we can just run away? So come my darling, let me help you. We can alla fine the è arrivata sun. La pioggia. Leave the rain for somebody else. Help ourselves. Leave our troubles on the shelf. Don't you worry. Piove troppo, capito? Allora, sta arrivando la pioggia. Arrivata la pioggia. Affacciati al lago. Cami, sta piovendo forte. Corri. Corri, Cami. Cami, Cami. Hai visto? Ci siamo un po' bagnati, eh? Vero, Cami? Non pensavamo. Siamo scese, ma non pensavamo ci fosse tutta questa pioggia. Eh? Oh, magari adesso vediamo l'arcobaleno. Boh! La Cami è freddo, la Cami è freddo. Ha freddo, freddo. Adesso si riparte. Adesso ci scaldiamo, Cami? Sì. Abbiamo lasciato la Ocean Pacific, come si chiamava? Pacific Highway, boh. La Pacific Highway. E qual è la nostra direzione? Boh. Come boh? Fort? Non mi ricordo. Fort Mac qualcosa. Mac Mary, una roba del genere. Come calduccio. Però deviazione. Abbiamo fatto la deviazione, quindi la adesso non so dove. Arriviamo. Road numero 6. Tourist Road numero 6 che arriva a questo lago e poi vediamo quando ci farà riprendere quella principale. Se c'è stasera ci arriviamo lì. Stamattina però c'era il sole, abbiamo fatto la gita per vedere i delfini ed è stata bellissima. Ne abbiamo visti tantissimi, vero Cami? Perché no? Quanti delfini abbiamo visto oggi, Cami? Ma che bugiarda che sei, ne abbiamo visti tantissimi, anche vicinissimi. Guarda che bello il pellicano. E uno anche che è saltato, quindi è stata carina. E abbiamo speso 50 euro ed era bella, ci stava, consigliata, dai. Ok, lì c'è anche un pellicano, ma non si vedrà mai, perché è troppo lontano con la GoPro. Sta bevendo. Allora, ci troviamo attualmente a Port Macquarie, siamo sulla costa e stanotte abbiamo dormito in questo parcheggione. Ecco là il nostro camper che si vede, ovviamente come sempre svetta. Nottata tranquilla, non eravamo gli unici, c'erano circa altri 6 camper, quindi parcheggio abbastanza affollato, di solito siamo da soli. Senza troppi servizi, nel senso che c'è un bagno lì, ma non granché. Se ti vuoi allenare c'è un F45 qua. Tanto Lorenzo mi sta dicendo che qui c'è un F45 che è una catena di palestre che abbiamo provato quando eravamo a Sydney, ma non so, non è che mi era piaciuta così tanto. Non mi era piaciuta così tanto perché c'era praticamente degli schermi dove facciamo vedere cosa fare, c'era il coach, però è stato tutto molto rapido, lui è arrivato tardi il coach, non mi ero ancora messa le scarpe che era già partito, quindi non mi è piaciuto granché. Meno male non ci ho fatto pagare, perché sennò sarebbe stato 35 dollari di drop in per due, tra l'altro. Poi vabbè. Sì. Ah, i pesci, perché qua siamo sul porto. Eccolo qua, oggi nuvolo, un po' di pioggerellina, il cielo non è granché, il tempo non è granché, però facciamo un attimo due passi qui nel centro che abbiamo già visto
ieri sera, per dire, perché in realtà siamo arrivati al parcheggio alle ore 18, ok? Perché cerchiamo di non viaggiare quando è troppo buio, perché ci hanno consigliato di evitarlo, ovviamente, soprattutto non tanto per chissà quale motivo, ma per gli animali che attraversano la strada verso il tramonto. Quindi è assolutamente sconsigliato viaggiare sia al tramonto che le ore dell'alba. Siamo arrivati, in realtà, che era già buio, e a quest'ora tutti i paesi che abbiamo visitato fino adesso dell'Australia, a parte magari le grandi città, è tutto morto. Quindi già alle 18 sono tutti al ristorante a mangiare, negozi tutti chiusi, è buio perché qua comunque è inverno, quindi il sole tramonta presto, tramonta verso le 17:30 circa, e quindi alla fine in realtà abbiamo fatto due passi, ma era già tutto buio e tutto chiuso. Adesso facciamo un girettino, quindi un attimo qui nel centro, sono le 9:30, siamo già pronti, e poi a Port Macquarie c'è anche un hospital, un koala hospital, e andiamo a vedere se si può visitare, si può entrare per vedere koala, come funziona, ok? Che non abbiamo ben capito in realtà. È aperto dalle 8:30 alle 16, quindi è già aperto, ma non abbiamo capito se si può visitare, prezzi, eccetera. Comunque qua. E basta, direi che ci siamo. La giornata è partita alla grande anche oggi. Camilla, fai la brava. Camilla, come hai dormito? Bene. Bene, è stato bello? Sì. Ok. La cavi lo sacco voi? Ogni volta che faccio delle riprese si ammazza. Ti sento male? No, tutto a posto. Ok. Dammi la mano, amore. Qua siamo sulla passeggiata lungo il fiume, abbiamo un sacco di scogli colorati, abbiamo anche un barettino molto carino, little shark, una bella vista, e qua il fiume, eccolo qua, sta molto bene, molto tranquillo. Qua siamo arrivati a un fantastico parco giochi, rampe belle. Queste sono le rampe per andare con lo skateboard, lo sai? Sì, anche col monopattino. E lì c'è un parco giochi bellissimo. C'è il campetto da basket. C'è una lampa. Anche qua ci sono le rampe, sì. Andiamo a vedere il parco giochi? Com'è? Tanto che il papà è andato a vedere dove il fiume confluisce nel mare. Wow, stupendo! E per cosa lo girano? Super bello qua, super curatissimo. Andiamo a vedere. E perché lo girano c'è? Adesso ci godiamo un po' di spiaggia. Ah.
Allora, siamo sempre a Port Macquarie. Ci siamo spostati però dalla spiaggia perché abbiamo raggiunto il Koala Hospital, che è un centro di riabilitazione per i koala. Quindi quelli che poverini si sono fatti male, oppure magari hanno subito gli incendi, vero Kami, hanno bisogno di cure. Adesso cerchiamo se possiamo, se si può entrare, come funziona. È aperto fino alle 16, quindi siamo ancora in tempo, ma capiamo se si può fare un tour. La Kami ci tiene tanto, vero? Cosa c'è? Freddo. Ha freddo. Vai, cammina. Ok, va bene. Eccolo qua. Questa è la struttura. È questa? No, questa no. Questa è l'Historic Roto House, non c'entra nulla, Kami. Dobbiamo andare di là. È quella struttura verde. Il koala. Hospital. Grigia, cos'è? Grigiastra. Mamma, ma è certo. Quella lì, andiamo a vedere. Questa è un'altra struttura che non c'entra, è una casa storica. Bella comunque anche la casa storica, hai visto? Mi ricorda un po' la Louisiana. È vero, è vero. Ricorda un po' la Louisiana. Questi sono i cartelli che invitano ad entrare. E noi raggiungiamo invece il koala. Eccoci al centro. Il koala, andiamo a chiedere come funziona. Qua c'è un po' di shop. Mamma, sentiamo cosa c'è la Kami. All'interno posso fare delle koala? Un koala? Vediamo Kami. Ok, siamo entrati. Eccoli, portali. Sono lì sugli alberi che fanno la nanna. Stanno dormendo, quindi devi fare. Wow, ma quanto è bella, Kami, guarda com'è bella. È stupenda questa qua, Ella. Bella. È lì, papà, non è lì, non la vedo, mi sembrava di più in mezzo alle... Ma c'è spugli, no? Belli. Allora, la struttura è gratuita, ci si entra e ci sono tutte le, diciamo, le recinti, ok, con i koala salvati. E ognuno sta facendo la nanna in questo momento. È troppo dolce. Questo è Bobby. Guarda Bobby. Bobby, ma cosa fai? Ma qua si fanno tutti la nanna sempre. Mi piace fare tanto nanna ai koala. Hai visto? Guarda che ha alzato le orecchiette, guarda Kami. Allora, abbiamo finito il nostro tour all'interno del Koala Hospital. C'erano circa un 8 esemplari, più o meno al momento. Totalmente gratuito come vi avevo anticipato, c'è anche una parte molto piccolina, un breve museo. E lo shop, ovviamente. E la Kami ha preso un koala meraviglioso. Quindi... con lo shop ovviamente cercano di supportare l'ospedale, che è aperto dal 73, quindi è stato molto carino. I koala erano molto belli, no, molto dolci. Quale macchina ti puoi staccare? Ok, e praticamente stavano tutti dormendo questi koala, qualcuno mangiava le foglie di eucalipto. Bello, visita breve, ma il posto è carino, soprattutto per la missione che compie con questi animali. Adesso prendiamo il nostro camper invece e ci fermeremo un attimo in due negozietti, che abbiamo bisogno di vedere due cose per il camper, e poi proseguiamo verso nord senza ancora una meta precisa. Adesso vediamo, perché sono già l'una e mezza, quindi le ore di sole sono poche. Allora, eravamo su questa strada e abbiamo visto che qua c'è un golf club, cioè un golf, ed è pieno di canguri. Allora ci siamo un attimo fermati per farveli vedere, per vederli anche noi. Eccolo là, guarda Kami!
non so se si vedono con la GoPro perché sono un po' lontani, tra virgolette, cioè sono vicini ma è pieno. No, 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 non ci si può andare, amore. Guarda. Amore, non si può andare lì, si possono vedere solo da qua. Guarda come ci hanno sentiti. Eccoli lì. È nel davanti, nella pancia, ci hanno sentito, eh. E ce n'erano tanti altri di là. Questo non potevamo fermarci papà. Oh oh. Perché? Ci hanno tutti visti, stanno tutti guardando. Salutiamoli. Ciao canguri. Eccoci. Bella ridente Bellingen. Tra l'altro cosa? Mente un po' la GoPro, in realtà è molto più cupo e molto più scuro di quello che sembra. E piove. Tranne questa luce violettina. E sta piovendo. Ormai il sole se n'è già andato, se ne sta andando. Sono le 5. E noi ci siamo spostati leggermente all'interno rispetto alla costa, in questo paesino che ci consigliava in realtà la guida, per questo l'abbiamo trovato più che altro, perché ha diversi edifici storici ed effettivamente carino, dai, perché ci siamo passati col camper, la via principale è carina, ci sono dei belli edifici, piccolino, da su un fiume, parrucchiera, faccio la parrucchiera, Baby Jane, va lì. Allora abbiamo deciso comunque di fare due passi nonostante la pioggia. Ovviamente alle 5 tutto chiuso, però vabbè, facciamo comunque due passi. Faremo dei gran bei giri al supermercato. Comunque, vediamo il centro. Ed ecco il centro. Russia, America. Sì, tantissimo direi. Tantissimo stile America, paesini americani dove non c'è nulla. Ma comunque carini. Attraversiamo. Ecco qua, questo. Sì, questo qui era un palazzo veramente, un edificio veramente bello. Che mantiene, credo, ancora le cose storiche, Boots and Hove. Guardate che bello che è. Aspettate che ve lo faccio vedere. Aspetta che voglio far vedere questo. Allora. Eccolo qua. Ed era un emporio una volta, c'è scritto Hammond and Whitley 1900, aspettate che vado a leggere, 1900, scritto 1900, emporio commerciale, bello, edificio molto bello. Qua c'è la birreria, invece anche questo edificio molto bello. Allora, niente da dire, comunque la viettina principale carina, bella. C'era anche il negozietto carino, sembrava qua sotto, i vestiti. Abbiamo visto che chiudeva proprio la Claire alle 5, precisi. Vabbè. Niente. Comunque, se siete di passaggio, fermatevi. Perché è carino. No, amore, chiuso.